La lussazione anteriore di spalla rappresenta circa il 90% delle lussazioni scapolomerali. Se essa avviene per la prima volta in pazienti giovani, al di sotto dei 25 anni, ha un'altissima percentuale di recidiva. In questo senso la letteratura internazionale è molto severa, ci sono lavori che attestano la percentuale di recidiva intorno al 95%. Per ovviare a questo problema, un intervento semplice in artroscopia, mediante l'inserimento di piccole ancorine riassorbibili, permette un ripristino della perfetta anatomia della spalla, ritensionando i legamenti glenomerali e la capsula. Questo permette il ritorno all'anatomia perfetta della spalla e a una riduzione drastica delle recidive intorno al 10%.